Anch'io. Ok, vado. Vai. Si è scaricata. Ok. Mamma mia, è arrivato il momento. Ragazzi, tagliamo i capelli di Andrea e li doniamo. Non i miei, ma quelli di Andrea. Iniziamo con la copertina. Allora, abbiamo scelto un angelo per capello. Come l'abbiamo scelto? Non lo so. Mi hanno consigliato Ma tutti mi hanno consigliato. Sì, un paio di follower ci hanno consigliato un angelo per capello e ci sta. È parentizzato bene su Google. Iniziamo con perché si donano i capelli. Per le persone che non ce l'hanno. Bravissima. Come ogni donazione, dicevamo, una persona ne ha tanti, una persona ne ha pochi e ci si sente di donarli spontaneamente e gratuitamente. Mamma mia, sarà un colpo. Iniziamo con le istruzioni come si dona. Primo passaggio, i capelli devono essere puliti e lavati. Ok. Secondo passaggio, ma devono essere asciutti. I capelli devono essere asciutti al momento del taglio. Terzo passaggio, quanto bisogna donare come minimo? 25 cm. E se i capelli sono scalati? A partire dalla giocca più corta. Quanti sono 25 cm? Tanta! Un bel po'. Un bel po'. Oh! Cosa bisogna fare? Lo spieghiamo velocemente. Bisogna fare una treccia. Spazzolarli. Legarli ovviamente anche sopra. E poi semplicemente taglionetto. Taglionetto. Madonna. Oh, yeah. Pettiniamo i capelli. È il tuo momento di gloria adesso. Puoi fare la pubblicità pantenna adesso e poi non la farai mai più. Fai 3, 2, 1. Perché io valgo e i miei capelli ancora di più. Grazie. Per questo li dono. Donali anche tu. Mamma mia! Oh! Cosa fa? Cosa fa papà Zubi? Cosa fa papà Zubi? I due elastici ben? Servono ben due elastici. Uno da mettere sopra, uno da mettere sotto. Ma una domanda, se uno ha i capelli più lunghi di 50 cm, può fare doppia treccia e zanzan e donarli due volte? Non lo so, non me lo domando. Sono 40! Aspetta, il problema è che io voglio legare questi qua davanti. Ah. Vabbè, quelli li leghi anche se sono qua e riesco a legarli anch'io qua, guarda. Molto paura. Facciamolo. Nel dubbio tagliate un po' di più. No. Bisogna farlo bene. Se li donate non abbiate paura. Se lo fate, fatelo bene. No. Inizio con la treccia. Andrea, abbiamo deciso, è qua. Va bene, non sento dove sia, quindi ok. Qua. Va bene. Non me lo immagino. Cioè non è che mi tocchi una vertebra. Un po' più sotto rispetto a me. Un po' più lunghi? Sì. Va bene. Okay. Let's do it. Vogliamo mettere una fascetta, quelle in plastica? Sì. Quelle zuc? Sì. Yes. Viva la pa-pa-pa-pa col pomo 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 pomodoro. Viva la pa-pa-pa-pa col pomo 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 pomodoro. No, fallo niente. No. Dove siamo? Aspetta. Sto solo provando, tranquilla. Taglia un po' sopra quell'elastico, sennò si sfaldacra. Sì, no, quasi, qua. Sì, guarda che ansia. Che ansia. No, che ansia. Sai cosa è bello? Sono i capelli di Andrea, non si offende mai. Puoi sbagliare più. Qua, no? Un centimetro, mezzo centimetro più sopra. No, di più, aspetta. Ma sono? No, a metà di... A metà. Così sono sicuri. Pensa se poi scivola. Se poi scivola e si sbaglia. Guarda che non li leghi, Andrea. A metà. Vabbè, li lega, fin qua li leggo io fin lì. Io voglio fare a metà. Aspetta. Mi serve un'altra camera per le mie reaction. Io vado, aspetta. Ma tagli di dritti! Stanno fatti tagliare i dritti! Ok, quasi fatto mi sa, Oddio! Che forse non devi fare né il parrucchiere né il chirurgo. No, infatti.
Allora, ma devi ancora tagliare, non è che lo stacchi. È ok, Giulia, non è facile. Ma come non è facile? Sarà il video più virale di TikTok di sempre. Tu non capisco, ma finisce. Ma devo prendere un'accetta. Vedi perché? Ho paura. Era un po' stranissimo. Ma posso toccarli? Ma no, io continuo. Sto lasciando addosso. Oh, forse. Vabbè. Oddio, sento che si stacca. Sento un praticello. Oddio. Sento che si sta sfaldando tutto. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Sono calmi. Che brutti. Non mi piace. Sembra un topo. Dobbiamo spiegare gli altri passaggi, perché adesso questa ciocchetta va imbustata in una di quelle buste gialle per le lettere e spedirla all'indirizzo che vi metto qua. Mi raccomando, ci deve essere essenzialmente una prova della consegna. Basta. Ma lo sciolgo. Vai. Aspetta, mi sciolgo, Mamma mia. Oh, oddio. Ma voglio avere un caschetto. Siamo uguali. Oh, caspita. Ma qua ce l'ho più corto di qua. Beh, era scontato che parlo così. Nessuno l'ha detto. Oh, caspita. Vedi che riesci a legarmi. Ma giusto questo pisellino qui. No, sei molto più carino così. Sembra una scolaretta giapponese di 6 anni. Ma e cosa vuol dire aggiustare il taglio? Perché io qua... un attimo, perché è tutto un po' sfasato. Però questi no? No. Ok, vai, aggiustiamo il taglio. Ma no, devi bagnarteli un pochettino. Va bene. Mi sento deriso. Ho tutti i capelli storti, vero? Aspetta, mi giro. Sto inclinando, si vede bene. Mi ha fatto un taglio di male. Ma non è che puoi farlo tanto bene. Ah, Sofì. Zia Sara non ti taglierà i capelli, tranquilla. Ma dai, è stata bravissima. Veramente brava. Secondo me. No. E avete offeso la zia Sara. Non ti spaventare, sarai diverso. Amore, va tutto bene. Papi è ancora lui. Papi è ancora lui. No, non sono più quello di un tempo. Ciao, sono quello di un tempo. Ciao. Devo guardare dritto? Sì. Se ne compiuta!